Giochiamo bene, non segniamo. Ottimo Lamezia. Lamezia ci ha fermato a centrocampo. Lamezia ci ha fermato, ha completamente fermato il Foggia a centrocampo. Poi possiamo parlare dei singoli, vabbè. Aspetterei anche gli altri prima di esprimere un parere sul comportamento dei singoli giocatori, perché ho delle opinioni che vorrei confrontare anche con gli altri. Per quanto riguarda la polemica dello stadio, io preferirei non entrare a Biagio perché ho una visione tutta mia di questa società che non si sta esprimendo al meglio verso i propri tifosi, perché vedere poi certe polemiche sugli account Twitter di certi personaggi che utilizzano certe espressioni nei confronti dei tifosi che minacciano di lasciare la società non fa bene a Foggia, non fa bene al calcio a Foggia, alla luce anche di tutte quelle che sono poi le varie situazioni in generale a cui stiamo assistendo. Non voglio entrare nel discorso Lolito, però insomma. Chi sta seguendo queste situazioni per quanto riguarda la Lega Pro ti sta facendo un'idea di quello che è il sistema calcio. E quindi, voglio dire, insomma, una società come il Foggia non può aspettarsi, dopo una vittoria fuori casa, il tutto esaurito sulla base di un calcio, di un mercato fatto bene, ma non completamente come si sarebbe dovuto fare, secondo me. Ciao Valentino. Ciao. Quindi comunque ci sono vari punti. Sì, sei stato chiarissimo. Velocemente, i primi 20 minuti sono stati, insomma, non è che ho visto un buon Foggia, una partita alquanto un po' noiosa, a parte comunque qualche guizzo. Diciamo che poi dopo, verso il secondo tempo, sì, c'è stato un maggior movimento, le squadre sono un poco più, ecco, diciamo, allungate. Bellissima l'ultima punizione di Giotti con la traversa, peccato, va bene, però diciamo che ho visto partite rispetto a del Foggia un po' più belle, ecco, mettiamola su Sì, questo punto. sì. Mi aspettavo sostanzialmente qualcosa di più, mi aspettavo comunque una squadra più incisiva, anche perché era, secondo me, d'obbligo vincere. Certo. Per quanto riguarda invece il secondo punto, io dico una cosa: io penso che la squadra, la società, è, come più volte hanno detto, dicono tutti, ed è anche vero, i giornalisti, è una società sana. E io, scusate se ripeto la stessa cosa, non dimentichiamo da dove siamo partiti e soprattutto dove siamo arrivati adesso. I soldi ci sono quelli, sono pochi, ma soprattutto vengono gestiti, secondo il mio modesto punto di vista, quindi abbastanza bene, anzi più che bene. Pochi acquisti, fatto comunque giusto, buoni innesti, quindi io penso che meglio di così non si può fare. Allora, i tifosi... Sì, sostanzialmente, vabbè, i foggiani, noi siamo fatti un po' così, cioè che se il Foggia praticamente, se Dio vorrà che il Foggia farà i playoff, andremo sicuramente tutti quanti allo stadio e spenderemo 10 euro. Il punto è, conoscendo comunque la mia gente, non è che parlo diciamo, di una città che non conosco, sia chiaro, questa è una mia modesta opinione opinabile, sul fatto dei biglietti, beh sì, effettivamente si potrebbero... Potrebbero comunque andare allo stadio perché, come trovano i soldi per comprarsi magari Red Bull 7 ultima generazione di 500 euro, penso che anche 10-15 euro li possono anche spendere. Diciamo, per quanto riguarda la partita, io non ho visto i primi 20 minuti, quindi non so quello che è successo, quindi per quelli non posso parlare. Però per il resto non sono tanto contento oggi, seppur, come diceva Cristian, abbiamo giocato bene, perché non è che abbiamo giocato male in termini di passaggi, di organizzazione di gioco, eccetera. Però è mancato quello sprint, è stata una partita tutto sommato moscia, non ha mai cambiato ritmo e si è trascinato così fino alla fine. Sì, abbiamo avuto le nostre occasioni, però le occasioni più serie ce le hanno avute loro. Sì, alla fine abbiamo rischiato seriamente di Clamorose, perdere, sì. nel senso, noi sì, abbiamo giocato, però mai c'è stata quell'accelerazione anche che ti fa un po' appassionare, no? La partita, insomma, che ti dà Sì. oltretutto, quello che in genere succedeva a favore nostro, questa volta è andato al contrario, nel senso che da un quarto d'ora alla fine fino alla punizione di Gigliotti non abbiamo toccato palla, in pratica, non
Siamo rimasti sempre nell'area nostra, abbiamo un po', appunto, abbiamo subito quelle due occasioni, però in generale ci sono stati 4-5 minuti che siamo rimasti lì vicino alla linea del fallo laterale, non riuscivamo in nessun modo a venirne fuori. Quindi, perciò sostengo che, nel senso, quelle occasioni che ci capitano bisogna concretizzarle. Secondo me quella di Bollino era clamorosa, ma anche. Non lo so, qualche circostanza in più, bisogna essere più cinici, non è possibile, non si possono costruire 20 palle gol per rischiare di segnare un gol. E soprattutto questa storia dei calci d'angolo, che ho trovato pure una soluzione, perché col Benevento ne abbiamo battuti una ventina, non c'è verso di sfruttare, a parte le punizioni che abbiamo segnato con Sarno, Gigliotti e chi, insomma, quelle che conosciamo, belle e tutto, però su calci piazzati di altro tipo, altri tipi di gol, cioè, non stiamo più facendo. Christian ha fatto delle osservazioni, diciamo, che non sono fra l'altro solo sue. C'è anche chi in qualche maniera ritiene, nella sostanza, giusto anche quello che dice la società, però con qualche responsabilità, che responsabilità, magari qualche cosa non è piaciuta anche nel modo in cui si sono approcciati. Tu come la vedi? Secondo me non deve esserci un rapporto diretto di causa effetto tra quello che fa la società e quello che fanno i tifosi. Ognuno poi è libero di fare quello che vuole, no? Di andare allo stadio, di non andarci, per le più disparate ragioni. Magari per qualcuno possono pesare i 10 euro del biglietto, per altri, non lo so, magari alcuni sono lontani dalla provincia, non gli va di venire, il maltempo, e i giorni, il venerdì, il sabato, quello che è. Oppure uno può essere pure non contento di vedere una squadra che insomma sta lì, però magari fosse una squadra che mira a vincere il campionato, magari ci andrebbe. Detto questo, però, la società non deve lavorare in funzione della risposta del tifoso, secondo me. La società fa il suo lavoro, io non credo che loro, nel senso, abbiano preso il Foggia per ottenere, cioè ci faranno anche altri interessi, immagino, non credo sia. È chiaro che i soldi dei tifosi possono influire. Oltretutto il Foggia è una delle tifoserie che sta ai primi posti come presenze allo stadio. Ma ultimamente le classifiche vedono altre squadre che sono avanti a noi, e questo in genere non. Vabbè, però diciamo sono 4-5, considerando tutti i limiti dello stadio, che fa tanto, anche perché molti che vanno in gradinata per qualche motivo non vogliono andare in curva e per altre ragioni magari non vogliono spendere 30 euro per andare in tribuna, non hanno il posto che vorrebbero in sostanza e quindi non si sentono a casa loro, un po' anche, c'è anche questo fattore. Cioè io credo che molti, io non conosco bene il territorio perché non sono di là, però a quanto mi è sembrato di capire da ciò che mi hanno detto, c'è gente, soprattutto gente della provincia, che andava in gradinata e in sostanza, da quando una gradinata non esiste più, non ci va più. Oltretutto, questa tiritera dei lavori che ogni anno si ripresenta e manca sempre qualcosa, manca, una volta mancano i seggiolini, un'altra volta è la tintura non è gialla invece che verde, non va bene. E adesso una cosa, adesso l'altra, anche quello un po' scoraggio, insomma. Insomma, i fattori sono tanti, però non credo che la differenza tra i tifosi che mancano e quelli che ci sono possa essere tale da implicare uno smarcamento della società dal progetto. Aspettiamo anche che giunga qualcosa dall'esterno, soprattutto dai tifosi. Oggi abbiamo fatto un incasso ridicolo, che è un terzo di quello con il Lecce, con il Barletta, e credo che al di là del risultato oggi, che sicuramente non ci soddisfa, penso che la squadra del Foggia e questo Foggia non meriti questo pubblico, né il Foggia né la città di Foggia. A cosa attribuisce questa pigrizia? Non lo so, sicuramente contribuisce il fatto che le partite le danno in diretta televisiva, penso che questo faccia molto. Poi al di là dei soliti 2000 fedelissimi, gli altri vengono quando si vincono due partite consecutive, era la prima, quindi magari se avessimo vinto adesso e se fosse stato risultato a Salerno sarebbe 5.000. Cioè non è così che si può programmare la Serie B, questo è sicuro, cioè non ci sono le premesse per programmare la Serie B, non ci sono. Poi se il Foggia va bene, che si è un campionato, noi adesso siamo tristi, però
ma dobbiamo essere, se fossimo oggettivi, dobbiamo essere contentissimi che abbiamo una squadra che si è salvata già da come è cominciato il campionato. Comunque sia, siamo in lotta per il playoff, siamo tutti molto contenti, ma se questa è la risposta del pubblico, è la risposta delle istituzioni, è la risposta degli imprenditori, non so, pensiamoci, che qui c'è gente che è in difficoltà e che continua a sostenere economicamente il Foggia, nonostante le difficoltà, e di questo dobbiamo tenere conto. Noi abbiamo una tradizione che dobbiamo capire se è rimasta solo tradizione o se c'è ancora il Foggia Calcio che deve puntare a campionati diversi. Ma dobbiamo capire perché non sembra, cioè non si può fare un campionato di vertice come stiamo facendo noi, con due giornate su 15 con 5.000 spettatori. A Salerno sono in 10.000, in 12.000. Quelle sono le piazze. E il Foggia non penso che sia una squadra che abbia molto meno di Salerno come tradizione, anzi, c'è bisogno, noi abbiamo bisogno del pubblico. Io penso che l'anno prossimo, almeno la mia idea è questa, noi faremo la campagna acquisti il 1° giugno, se ci saranno 4.000 abbonati faremo la squadra, altrimenti faremo la squadra dei ragazzini di 20 anni. Questa è la squadra della città che merita questo, faremo anche noi, faremo il minutaggio, per non, rinunciamo ai contributi, rinunciamo a tutto e questo è quello che ci meritiamo, no, faremo la squadra con i ragazzi di 20 anni. Oppure verranno gli imprenditori ricchissimi foggiani che faranno la squadra e compreranno i calciatori che pagheranno 300.000 all'anno. Non è possibile fare calcio in questa maniera. Io da tifoso sicuramente ho il diritto, ho il dovere di seguire la mia squadra sempre. Però non ci si può neanche aspettare che senza continuità, che è la parola che poi sta usando sempre De Zerbi, si riesca a riempire lo Zaccheria ogni domenica, cioè ogni sabato. L'azienda non può contare sempre e soltanto su questo, dovrà utilizzare degli strumenti per avvicinare la città allo stadio e non deve aspettarsi il contrario, cioè non deve aspettarsi che sia un automatismo. Da un lato mi piace questo modo di interfacciarsi molto semplice attraverso appunto i network, questo. Però diciamo, c'è un livello oltre al quale la società non dovrebbe scendere, secondo me, che è quello della polemica da bar che possono fare i tifosi, cioè la società comunque è la società. Non ho seguito diciamo tutta la parte della discussione prima del mio ingresso. Beh, te la riassumo, te la faccio breve. Grazie. Abbiamo parlato della partita e lì non c'è bisogno, se l'hai guardata puoi intervenire. E poi in questa settimana ci sono state delle lamentele da parte della società sul fatto che a fronte del loro impegno, la mettiamo in questi termini, non c'è stato diciamo una risposta, non c'è una risposta continua, adeguata, secondo le loro aspettative da parte del pubblico foggiano. Questo è nella sostanza ciò che... Ho seguito la polemica, effettivamente come dicevano sia Valentino sia Cristian, purtroppo non possono aspettarsi appunto che sia un qualcosa di automatico. Certo, sarebbe bello vedere lo stadio pieno, piacerebbe a tutti, però purtroppo c'è una serie di situazioni che è lo stadio appunto che non è completamente agibile, piuttosto che risultati altalenanti. Quando oddio, ha fatto una buona partita, la difesa in generale ha funzionato, Gignettivo, anche D'Angelo mi sembra che ha fatto una buona partita. Purtroppo centrocampo e attacco, soprattutto l'attacco, oggi completamente inesistente. Vabbè, io credo che abbiamo uno dei più forti centrocampisti da 10 anni a questa parte, cioè Minotti è una specie come se fosse Zidane, c'è un'eleganza, una cosa che non si vedeva da un sacco di tempo, insomma, ha oscurato tutti ormai il centrocampo. E ci è mancato poco che segnasse, poi insomma. Sì, dai. No, ma non, c'è una classe notevole. Veramente fa piacere, proprio. Ah. Notevole, sì, sì. No, ma il Foggia come qualità è salito, eh. Secondo me qualitativamente è salito. Poi magari ci può stare che una partita come questa, insomma, ma poteva avere una svolta, poteva entrare la palla, avremmo commentato però, altro. Avevo rischiato anche di prenderle. Oh, certo, quando sei sullo 0-0 non hai nessuna sicurezza, il rischio è quello, che basta niente, capisci? Cioè, basta niente. Però dobbiamo ammettere, dico la mia, che la Lamezia
si è comportato in maniera diversa da altri, cioè comunque si è difeso in maniera ordinata, ma non ha fatto barricate. Noi alla fine il gioco l'abbiamo potuto impostare, poi non è che sia andato tutto bene. Cioè, insomma, dai, ha giocato la sua partita, è venuto a giocarsi la partita qui. Non è stato sconsiderato in attacco, ma sarebbe stato sciocco. Se attacchi a testa bassa il Foggia, te ne prendi 4-5 durante la partita. Sì, anche se Minotti, secondo me, Agnelli e Minotti hanno fatto una buona partita in avanti, almeno il primo tempo sicuramente. Minotti perché finalmente c'è un giocatore nel Foggia che passa la palla bene, cioè non è che passa la palla bene, che già è una cosa che insomma ti fa alzare il livello come squadra. Certo. Per quanto riguarda Bollino, mi ha un po' deluso. Perché a questo punto io avrei fatto giocare sin dal primo minuto Mazza, perché io vorrei capire perché non dare fiducia a questi giocatori che, cioè, così come l'hai dato a Cavallaro, che è entrato, ha giocato bene e lo hai riconfermato dal primo minuto, perché non anche Mazza? Ecco, questa è una cosa che vorrei capire meglio. Cioè, Mazza, gli ultimi minuti, ha giocato benissimo, sembrava un altro Foggia. Ha evitato che facessimo proprio le barricate al centrocampo, perché il centrocampo e Lamezia ha stravinto oggi. L'allenatore della Lamezia ha perfettamente bloccato il nostro gioco a centrocampo e non si poteva fare altro che fare quello che abbiamo fatto, cioè passaggi precisi. E lì c'era Minotti. Sì. Quindi, grande acquisto di Minotti, acquisto dell'anno. Solo che ancora non abbiamo nessuno che tira lì in quella porta. Io non vedo poca decisione. Qualche Insigne cross, dovrebbe non tirare Tano. qualche cross non fatto, ho fatto male anche quello. Dai, Vogliamo parlare di più di qualche Cavallaro? errore. Parliamo di Cavallaro che tira le punizioni e fa questi cross. Cioè, perché Cavallaro? Cioè, perché Però Cavallaro? Abbiamo visto. Cavallaro oggi ha fatto due o tre cross, cioè ha liberato delle azioni. Cavallaro serve, è un giocatore che serve. No, non sui calci piazzati, secondo me, No, sui Giacomo, calci non mi piazzati no. piace. Non mi piace come imposta Lazzini. L'unico cecchino vero che abbiamo sui calci piazzati è Gigliottini. Sì, Sì, ti devi perché litigare per poter tirare una punizione e sbaglio. prendere una traversa. Devi litigare con gli altri giocatori per poter tirare una punizione e prendere la traversa. Partito Devi qua, ti ho fatto litigare. un incrocio dei pali. Tutti gli altri, ma pure quando le batte Agnelli è l'altro che tutto in curva vanno a finire le punizioni e Questa non le cosa. sanno battere. Sì, Gigliotti se non fa gol, crea occasioni pericolose ed è di una costanza incredibile. Tant'è che in una trasmissione sportiva si è detto: ma per quale motivo noi non cerchiamo di più il fallo da fuori? Perché il fallo da fuori crea quelle occasioni che possono essere sfruttate. E Gigliotti, insomma, a questo punto ha tirato più di una volta da fuori i calci piazzati, li ha tirati benissimo, tutti. Tutti a un piede caldissimo, cioè questo al 94esimo delle partite è come se stesse in allenamento a fare il tiro. È Poi la distanza un'opportunità. notevole anche. Insomma, sono due partite che stiamo senza attacco. Insomma, chiaramente De Zerbi immagino avesse impostato tutto un discorso con un certo tipo di giocatori e di gioco Certo. anche. Non che prima funzionasse molto meglio, però insomma, i titolari sono titolari perché sono titolari. Li ho visti molto confusi, molto molto confusi. È mancata la cattiveria, proprio anche nei minuti finali, non c'era quella voglia di andare all'arrembaggio, cioè all'arrembaggio. Visti molto lenti, molto, non lo so, Vediamo dall'accumulo. se riprendiamo Manuel, vediamo un po'. I primi 20 minuti, come ho già detto, comunque minuti abbastanza, non so, non mi sono divertito, è stata in parte noiosa secondo me un po' la partita. Poi cioè, devo dire anche grazie a quei due tiri che hanno fatto, che insomma, a quei probabili gol che non abbiamo preso, perché sennò altrimenti la partita sembra andata diversamente. Io vorrei semplicemente che sotto la porta, come anche già hanno detto penso i miei colleghi prima, fossimo appunto più incisivi, migliori. Io non mi. Cioè, poi sì, come hai detto tu giustamente, dopo parata non so.
cosa è successo, se forse si è inarcato qualcosa, però come insomma uno dice, il Foggia si ama nel bene e nel male, soprattutto appunto quando le cose vanno un po' come insomma quando vanno diciamo meno bene, però mettiamoci sempre da presupposto come il Foggia è partito, cioè comunque doveva salvarsi, e invece dove stiamo e dove possiamo comunque continuare ad arrivare. Certo. Però Manu, su questo magari ti invito così a dire anche la tua su una cosa. È vero che siamo partiti con obiettivi diversi, però ormai il campo ha dimostrato che o perché siamo più bravi di quello che pensavamo all'inizio, o perché gli altri non sono così forti come magari si poteva pensare, non sono scappati in avanti tranne un paio di squadre, quindi noi un obiettivo ora ce l'abbiamo, ci rendiamo conto che avevamo forse sottostimato le capacità della squadra. Aveva ragione Verile quando ha detto questa squadra a me piace, in effetti sta facendo bene, è lì. Sono contento. Quindi noi ormai da diverso tempo, da diversi mesi abbiamo capito che possiamo aspirare ad altro, altrimenti è inutile guardarla più la squadra, perché siamo già salvi, noi credo che matematicamente oggi siamo salvi. Sì, ma io dico comunque questo, noi dobbiamo continuare, dobbiamo cercare di vincere e andare avanti, soltanto che si vengono sempre via a creare quelle situazioni in cui tra varie ammonizioni, tra varie, cioè prima espulsioni, poi magari gente che è infortunata, sempre i pezzi migliori di, appunto, come ha detto anche prima Valentino, a cui rinnovo gli auguri di buon onomastico, aveva detto prima, cioè ci sono sempre una serie di situazioni fuori che non ci permettono di andare avanti. C'è praticamente la... La presidenza, il Foggia sta facendo un lavoro ineccepibile, praticamente perfetto, e per quanto riguarda la questione di più non può fare, quando comunque una squadra, quando comunque una diciamo i presidenti, la società ti fa comunque un lavoro buono, con riportarti i giocatori, vince, farti andare su con il punteggio, pagare comunque gli stipendi, non deve fare altro, ha fatto comunque il suo dovere. Sul fatto dei foggiani ci possono essere anche una serie di fattori, come ho detto prima, il fatto di essere stanchi, che questo purgatorio che non si ha modulato 16 anni, il fatto che si sa che quando il Foggia arriva a partite determinanti per i playoff, improvvisamente lo zaccheria si riempiva, ma queste cose Biagio e te voi sappiamo come sono i foggiani, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi naturalmente, certo, non è questa una giustifica, però purtroppo come persone siamo fatti così, perché comunque i soldi, come ha detto prima, per il biglietto si possono trovare tranquillamente, perché comprare altre cose inutili, i foggiani sono 16 anni, i biglietti se lo posso pure permettere. Io penso, per quanto riguarda il resto, sono solo un po' dispiaciuto e amareggiato, perché oggi io pensavo di vincere, non pensavo di fare un pareggio. Mi dispiace, sono solo un po' amareggiato, volevo vincere, perché ci tenevo in modo particolare. Perché poi comunque noto, prendo sempre diciamo un po' il Lecce come punto di riferimento, che adesso sta messa a 45 punti, mi pare, e noi non dobbiamo staccarci da quelle squadre, perché se poi noi continuiamo purtroppo a pareggiare, quella distanza apparentemente minima poi diventerà incolmabile. Sul discorso della società, io volevo dire, ho trovato interessante quello che ha detto Cristian, mi sembra però che proprio su questo versante, cioè sulla capacità di fare qualche cosa in più che non semplicemente mettere sulla squadra, pagare gli stipendi eccetera, la società si stia muovendo. L'avvocato Miccoli, che è stato poi uno di quelli che in maniera più accorata è intervenuto sui social, è anche quello che però ha messo su delle iniziative con delle scuole foggiane, quindi ha portato il Foggia fuori da quello che è lo stadio in sé per sé, ha fatto anche qualcosa in più. È un lavoro suo. Certo, però io credo che sulle, però non tutti lo fanno, e voglio dire, noi abbiamo fatto la Serie A e in Serie A non si facevano queste cose, cioè andava anche così. Diciamo che io una cosa noto però, che quando si tratta di una società che si occupa di calcio non è banalmente solo una questione di carattere economico, cioè far quadrare i conti, che poi al momento quadrano perché la proprietà continua a mettere soldi dentro, perché in effetti non c'è
non c'è un ritorno economico da altre parti. La Lega doveva dare oltre 100.000 euro e non ha soldi, e quelle intercettazioni di Lotito forse ci fanno anche capire che soldi non ce ne saranno neanche da altre parti. E gli incassi sono quelli che sono. Quattro soldi si prendono dagli incassi e se ne vanno facilmente con le multe. Forse si deve festeggiare che oggi multe non ce ne saranno perché non ci sono botte. Quindi c'è Uno una c'è difficoltà. soldi, sì. No, A uno c'è? Vabbè, uno c'è soldi, sì. non lo diciamo perché sennò 700 biglietti hanno venduto, quindi non sarebbe il caso. Poi una quota la devono dare anche alla Lamezia. Insomma, era al di là dei modi che forse non sono piaciuti, è proprio del tutto fuori luogo una chiamata alle armi ai foggiani, a quelli residenti, non a voi che non ci siete, però insomma, a quelli che allo stadio ci potrebbero andare. Io sono d'accordo con te, Biagio, sono d'accordo che il tuo discorso non fa una piega. Il problema è il mezzo, cioè se lo strumento è il social e tu lo vuoi usare, perfetto, però usare il termine fracata su un social indirizzato ai tifosi del Foggia, secondo me è un po' eccessivo, cioè bisogna anche saper di usare certi strumenti. Fregatevi, hanno scritto fregatevi, cioè voi non vi meritate, solo 700 posti, solo 700 biglietti venduti in prevendita, vi fate passare la voglia di lasciare tutto, fregato. Cioè io questa minaccia, queste ritorsioni verso i tifosi del Foggia non le concepisco. È vero che forse molti hanno bisogno di essere presi per un orecchio, è vero che non si ha più la voglia di tornare allo stadio, per tornare allo stadio, al di là del proprio come momento di socialità e quant'altro. Possiamo aprire un dibattito su questo, però non puoi utilizzare certe parole verso i tifosi del Foggia. Cioè io da tifoso del Foggia, anche se sono residente a Roma, mi sento preso per il culo. Perché non puoi dire fracato, cioè non esiste una cosa del genere. Non esiste, devi modificare, se no lascia quel No, posto, ma lascialo fare a soprattutto, qualcun altro che ha più voglia e basta. Cioè nessuno ti soprattutto obbliga. loro non devono dare giudizi, loro possono usare i social per proporre tutte le iniziative di questo mondo e sono quanto questo è apprezzabile, però non possono permettersi poi di dare giudizio, di accusare nessuno, cioè Ma uno può stiamo rispondere o meno. scherzando. Certo. Cioè, sarebbe più saggio che loro dicessero, va bene, non ci sta più bene, grazie, andiamo via. E poi c'hanno i loro motivi, ma non che tu mi accusi di essere come sono, no? Nel senso che uno può decidere di fare quello che vuole. Nel senso io non li accuso, io li ringrazio sempre per tutto quello che hanno fatto, perché hanno rimesso in piedi la società, la squadra e tutto il resto, però non può diventare un motivo di scontro il social. Come dicevi tu, tutte le iniziative che soprattutto Micco li porta avanti sono tutte apprezzabili. E forse negli anni scorsi non le abbiamo mai viste, però da lì a che tu organizzi un qualcosa e se io non rispondo, tu poi sullo stesso social mi critichi, io sono un tuo cliente in sostanza, no? Non sono un Esatto, c'è modo e dipendente. modo, insomma, no? Giacomo, tu che anche tu ci segui da lontano, tu come la vedi? Perché poi vorrei fare notare, a proposito di Foggia, che tre persone lontane fra di loro, sicuramente lontane da Foggia, hanno in questo momento la maglia a portata di mano del Foggia. Quindi Ah, un. solo per me. Eh? Io ce n'ho due. Vabbè, però voglio dire. No, perché Cos'è? sai, sono venuto a Venezia. Ma che avevi paura? No, perché sono venuto a lavorare in Sardegna e siccome ci rimango pure venerdì, ho portato anche quella trasferta. Ah, esatto, io ti stavo per chiedere questo, sei in trasferta, quindi è vero, sei in trasferta, mi hai anticipato, peccato, Vado con la potevo fare bianca, lo con la bianca. scoop. No, rimango. Con la bianca, venerdì con la bianca, tra l'altro non so se riuscirò ad esserci perché lavoro in serata, quindi. Ah, ho Però c'ho la capito. maglia, no? E tu? Purtroppo credo che da dopo Barletta cioè, ci stiamo portando a una situazione di nervosismo e anche di incertezza tra risultati, le squalifiche del campo che ha portato dei mancati incassi. Non ci siamo completamente, semmai non ci siamo ripresi proprio da Barletta, anche a livello, cioè anche in società, spesso scontri, diciamo è una situazione poco chiara. Non c'è Gli forse. scontri però sembrano ormai rientrati, ormai la società ha un assestamento, cioè un terzo, un terzo, Sì, ma un terzo. giorni fa anche l'Ocampo aveva alimentato altre polemiche dicendo basta qua, io metterò i miei soldi, gli altri chiederò agli altri, io non so se ce la faccio, ho dovuto licenziare tre dipendenti della mia azienda. Sì.
Sì, l'ho ripetuto venerdì, si è andati a vedere la puntata di contropiede. Ma è un Ma dato tu di pensi fatto, questa, che ci sia queste una crisi. manifestazioni non avvicinano i tifosi, secondo me, No, perché certo. dimostrano una situazione di precarietà che non fa bene, nel senso, Locampo, lui c'ora i problemi che c'ha, però non me li può addossare a me, tifoso, no? Nel senso, lui se poi vuole vendere, venderà, se non, io, nel senso, non è, io, che posso fare? Che ti fare? Non è, cioè, non... Beh, teniamo presente una cosa, Valentino, che è vero che noi non possiamo fare granché, soprattutto chi sta da fuori, però è anche altrettanto vero che oggigiorno non ci troviamo di fronte a una situazione per cui se uno se ne vuole andare, quella è la porta, ci sta la fila dietro. Cioè qua la fila dietro non c'è, No, c'è no, la possibilità no, no. di trovare imprenditori che investano. Nel calcio, soprattutto in una zona come Foggia, dove è oggettivo, a meno che non vogliamo raccontarci, diciamo, una realtà diversa davvero, è una delle province che ha più problemi in Italia in termini di reddito, di capacità di produrre reddito, e quindi è altrettanto logico che non è che ci sia tanta possibilità di investire nel calcio, anche perché nel calcio non si investe, spesso si perdono i soldi. Lo so, Allora, però io in nel senso che... tutto questo comprendo anche che qualche difficoltà, ce l'abbiano. Allora, Poi però penso che sui poi in modi questa situazione... riconosco quello che ha detto Christian, cioè devi essere accorto poi in come ti No. esprimi, perché comunque dall'altra parte ci sono delle. Sul calcio ci sono grandi sensibilità, forse più che Ma altrove, certo. è vero? Però, diciamo, se lui vuole sensibilizzare la tifoseria verso un problema economico, diciamo, mettiamola così, a quel punto ci dicesse tutto. Cioè ci dicesse chi è che tira fuori i soldi, chi è che non li tira Esatto, fuori. A esatto. quel punto io posso essere sensibilizzato e capisco il problema. Se io invece non so niente, perché non sappiamo niente poi bene di questi gruppi, è l'1% del 33, il 10% del 25%, non si è mai capito Bilanci. niente, uno esce, l'altro entra. Allora, io sì, non so chi tira fuori i soldi, chi non li tira fuori, come si pagano le spettanze. È chiaro che io non ne capisco niente. Ogni tanto, ogni 2 o 3 mesi viene fuori qualcuno che dice basta, io non ce la faccio più, me ne vado. È chiaro che non c'è una situazione chiara anche per il tifoso per capire anche da che parte stare, no? Rispetto a chi credere, a chi non credere. Cioè, quando ci sono state le dimissioni di Masi, ancora non si capisce se Masi ci metteva dentro dei soldi, se non li metteva. Non è così chiaro. Allora, se lui, che ne so, dicesse tutto, invece che dire le cose una volta ogni 2 mesi, beh, così, o per il messaggio su Facebook, Perché poi oppure come passa per flash su una terroristi. trasmissione, Sì. Si rischia di poi passare arrivano per questi fulmini, terroristi. c'è il sereno, ogni 2 o 3 secondi, ogni tanto arrivano, boom, basta, servono questi soldi, se no non si va più avanti, vendo 2 milioni e mezzo, e uno sbrigato, sta tegola. E dice, secondo me pure i calciatori, magari in questa situazione, pure i calciatori potrebbero dire, boh, ma che... Noi abbiamo delle Non lo so, situazioni anche in altre società e anche in Serie A che sono sicuramente ancora più gravi. Però capisco quello che dici tu, cioè No, non so se mi sono espresso bene. no, tu sei stato chiarissimo, o ci date gli elementi per poter valutare, oppure probabilmente, pur comprendendo lo sfogo, certi discorsi si dovrebbero fare soltanto all'interno della Tra di società, loro, fuori non deve emergere neanche che esiste quel tipo certo. di discorso. Penso che sia questo quello che. Però Perché poi. eviti di fare poi certi Esatto. commenti sui social, cioè perché non è Anche che perché per poi far la cosa più figo paradossale. devi dire come la pensi veramente sui social e poi alle conferenze stampa devi stare zitto solo perché fa figo così. No, i social non servono a questo. Dimmi, Volevo Valentino. aggiungere un'ultima cosa su questo fatto un po' fastidioso della società, su cui secondo me deve maturare, è che poi il problema dei 3 gruppi è che ognuno scrive una cosa diversa, come se veramente fossero 3 binari paralleli, questi 3 gruppi. Uno fa Non una si cosa, uno ne conoscono. fa un'altra, e quello dice: io ho messo i soldi, se li mette quell'altro ce li paghiamo. Ma scusa, è la stessa società, non è sono 3 squadre diverse, no? Non è possibile che uno usi i social per esprimere il parere di un terzo della società, senza che poi, magari tante volte vanno anche in contraddizione se sono tra di loro, ma veramente, ma mica è una cosa normale, questo non è No. normale. E Beh, poi, per magari su concludere, quello concordo con potrebbero. Christian,
recuperare un D'accordo, con po'. Christian dice allora a questo punto dovrei fare un post in cui dice grazie tifosi foggiani, ma io non voglio né essere ringraziato quando va, né, cioè Esatto, non è, non dobbiamo arrivare a non è un questi punto di livelli. merito andare allo stadio. No. Non... No, perché avremmo dovuto vincere oggi, capito, Valentino? Perché oggi avremmo dovuto vincere. Invece no, invece per l'ennesima volta in casa non siamo riusciti a strappare la vittoria. Questo mette la società anche sotto accusa da parte mia, Beh, anche la ma società. la società fino a che punto è responsabile se il risultato non arriva? Perché nel calcio lo sai che a volte squadroni fatti con una barca di soldi non vanno avanti. Lecce, no? Il Però Lecce se non loro più di una volta ci ha provato negli ultimi no, anni. dico, però se loro dicono che i risultati positivi, tipo le vittorie, devono portare la gente allo stadio, diciamo, se si usa Esatto. questo, non posso dire, Questo questo parametro. sillogismo, è chiaro, allora dice, vabbè, allora domenica prossima non venite perché abbiamo pareggiato. Non Sì, c'ha senso. ho capito, sì. No, ma poi Chiarissimo. trasferte vietate, diffidati in curva, cioè, questo è un argomento serio, ragazzi, rischiamo davvero poi di andare a toccare tutti i punti e di fare notte qui. Cioè, voglio dire, abbiamo una situazione con un numero di diffidati molto alto in curva nord, abbiamo ancora una situazione nella tribuna che non è agibile, abbiamo ancora dei lavori da fare probabilmente allo stadio, ditemi se sbaglio. Cioè, ancora una situazione a livello societario, non è che stiamo messi tanto bene da poter dire ok, ci è mancata soltanto la vittoria, peccato, tutto il resto è a posto. No, tutto il resto non lo conosciamo e non è a posto. In più ci aspettiamo noi tifosi il risultato. Cioè, Certo. questa è la verità. Una cosa che potrebbe fare la società a livello sportivo, per dire, è semplicemente dare i rinnovi a quei 4-5 giocatori che sono in scadenza e che lo richiedono da Esatto. tempo per far giocare la Bravo. squadra in tranquillità. E stessa cosa per De Zerbi. De Zerbi ha sempre detto: io rinnovo se mi rinnovate i giocatori. Diamogli la tranquillità, perché non credo sia, cioè, si parli di grandi cifre, i rinnovi di Agostinone, Quinto, non Evidentemente so c'è se io non. qualcosa sotto. No, ma Perciò dicevo che bisogna essere trasparenti fino in fondo, no? Perché uno deve capire pure perché se mancano soldi, che cos'è che non va, no? Se loro vogliono, diciamo, tutta questa disponibilità da parte del tifoso, a quel se loro punto non vogliono, capisco. parliamoci chiaro, se loro vogliono salvarsi e poi cambiare allenatore l'anno prossimo e cacciare De Zerbi e rifare la squadra lasciando due o tre elementi, cioè, Beh, non c'è senso, perché però poi non non ha, sono non ha molta rinforzi. logica, Christian, scusami, cioè, Forse non no, abbiamo no. preso due Sono della Serie prestiti, D. non abbiamo fatto acquisti al Ma mercato, abbiamo preso due persone in per prestito. fare acquisti una società che, allora, la società è venuta fuori spiegando in maniera chiara che, diciamo, non ci sono difficoltà economiche al punto da non poter far quadrare, da non poter pagare gli stipendi, però è evidente che non c'è grasso che cola da nessuna parte, i soldi non ne arrivano, è difficile che in questo contesto si possano andare a comprare giocatori nuovi. Il prestito è una buona soluzione e questo è un punto. L'altro è, sì, ma ormai l'abbiamo capito che, diciamo, il Foggia, in maniera non differente da altre società, ha delle oggettive difficoltà a stare su da un punto di vista economico. Ce l'hanno tutte le società di calcio, non è che ce l'ha il Foggia sì Certo. e le altre no. Se vai a vedere anche il Benevento, è chiaro che poi se c'è qualcuno che continua a tirar fuori i soldi, ma noi non possiamo fare i conti con la tasca degli altri. In questo contesto, andare a fare i rinnovi vuol dire che tu fai mettere la firma a qualcuno che poi dopo è un peso. Per la società, cioè devi avere prima un quadro chiaro da un punto di vista economico Esatto. interno e dopo dici allora possiamo fare questa spesa. Da questo punto di vista, secondo me, è sicuramente meglio e più onesto. È inutile mettere una firma sotto e lasciare poi la società con una serie di impegni che ti imporranno poi dei costi, è sbagliato. Quanto al fatto, e chiudo sul discorso del qual è il loro scopo. Una società di calcio ha un solo scopo: andare nella categoria superiore o, se non è, ne ha le capacità, rimanere in quella in cui si trova. Perché non arrivano soldi se scendi di categoria. Il valore del tuo parco giocatori cresce se hai ottenuto dei risultati sportivi. C'è poco da fare. I tuoi giocatori, se arrivi a fare i playoff, magari anche perdendoli, valgono
X. Se non arrivi ai playoff valgono di meno, quelli che vengono retrocessi saranno pure giocatori buoni là, eh? Perché non è che le squadre che stanno in fondo alla classifica non hanno qualcuno di talento, però quelli avranno dei grossi problemi a far quadrare i bilanci, a venderli bene, perché adesso il giocatore se ne va. Se tu vai in Serie D, una società che verrà retrocessa quest'anno e va in Serie D, si può trovare il giocatore di punta che dice: io me ne vado da qua. Giacomo, vuoi fare un ultimo intervento? Poi facciamo un giro finale, dai. E niente, appunto. Speriamo che questa situazione si risolva. Secondo me la base sono i rinnovi, continuo a ripeterlo. Purtroppo, perché devi dare tranquillità a questa squadra di giocare e magari con quello potrebbero arrivare pure i risultati. Venerdì è una partita fondamentale, come ormai da 25 partite a questa parte, 24 partite a questa parte. Però venerdì veramente, se perdi venerdì, rischi davvero di staccarti troppo da quel gruppo là nei playoff e tutto diventa più difficile. Oggi purtroppo dovevamo vincere. Certo, intervento finale di Valentino. Chiaro, adesso arriviamo a questa partita che è difficilissima, speriamo di portare via almeno il pareggio da Salerno, nel senso io chiaramente non so se ne riusciamo ad andare là a vincere, però mi piacerebbe non perdere, secondo me anche un pareggio buono per cercare piano piano di riprendere la strada maestra. Certo. Anche perché il giorno di andata abbiamo fatto tutti quei punti non perdendo, non abbiamo vinto molte partite, però non abbiamo perso, e piano piano, punto punto, siamo andati avanti, e quello che non è successo nel girone di ritorno. Quindi io, nel senso, mi andrebbe bene anche andare a Salerno a pareggiare. Christian, nel girone di ritorno abbiamo gli stessi punti di quello d'andata, un punto in più di quello d'andata. Sì, però... è vero, abbiamo gli stessi punti, abbiamo anzi uno in più, un punto in più, un punto in più. Un punto in più. Christian, tu? Io mi auguro, al di là degli obiettivi, di dove possa arrivare questa squadra, io mi auguro che ci sblocchiamo, perché c'è questo meccanismo perverso per il quale dobbiamo fare un po' zigzag, cioè, questa cosa, questa non continuità, che non si riesce a capire perché questa squadra non riesca a vincere in casa, a essere decisiva, a essere... È vero che fuori casa giochiamo col sangue agli occhi, forse sentiamo di più la pressione, non ti so dire se è anche una questione tattica probabilmente di come viene messa la squadra in campo. Io spero soltanto di... cioè, perché tutto sommato Foggia ha giocato bene, ripeto, cioè, io sono abbastanza soddisfatto, a parte i tiri in porta, sono abbastanza soddisfatto. E spero che riescano in settimana a recuperare il recuperabile... e a migliorare questo aspetto decisivo, secondo me decisivo per questo campionato, cioè quello di trovare qualcuno che abbia la forza, il coraggio lì davanti e la destrezza di tirare in porta e segnare e di poter finalizzare un gioco che in realtà c'è, perché sulle fasce giochiamo bene, siamo decisivi fino all'ultimo minuto, fino a sotto la porta, insomma, fino lì. Certo. Spero che si sblocchi il meccanismo e sono sicuro che se si sblocca questa cosa e lavoriamo su questa cosa sicuramente vedremo ancora delle belle partite e non dobbiamo farci buttare giù, perché c'è anche questo rischio, farci buttare giù psicologicamente, certo. Sarebbe davvero sbagliato e, niente, speriamo, incrociamo le dita. Salerno è difficile, è un problema anche di contesto, nel senso che alla fine il risultato è un pareggio contro una squadra che comunque non ha giocato male, un pareggio ci poteva stare, il problema è che siamo introdotti. Abbiamo perso 2-0 la Lamezia l'andata? No, abbiamo pareggiato. No, 1-1. 1-1. Ah, 1-1? E noi all'andata abbiamo perso solo 2-0 col Benevento, fino a Barletta. Fino a Barletta. No, appunto, per me è un problema pure di contesto. Nel senso che alla fine un pareggio che comunque ci può stare, però là davanti... siamo in troppi e le altre vincono. Certo. Invece ieri ha vinto. No, è buono, buono che capita la Salernitana. Cioè, sarei stato più scontento se fosse capitata una squadra piccola di nuovo. Almeno così è un'occasione di riscatto pronta, può dare delle motivazioni. Sì, che bisogna dare tanto, è vero. Sì, ricordatevi che giochiamo anche in notturna. Noi in notturna... Vabbè, quest'anno non c'è andata male.
Eh sì, però statisticamente. Abbiamo sfatato Vabbè, diciamo che questo. per la legge dei grandi numeri dovremmo vincere per i prossimi 7-8 anni per rimettere tutto in pari nelle notturne. Però, però, Magari riuscissimo pure i prossimi 6-7 playoff, non sarebbe male. sarebbero allora li faremo tutti di notte i playoff. Va bene, ragazzi, io saluto tutti. Adesso torno da Manu, così faccio fare a lui l'intervento finale. Ciao, ragazzi. Dai, ciao a tutti, anche a Manu. Alla prossima, vediamoci venerdì sera. Speriamo di commentare una cosa bella. Non mi aspetto grosse cose, però mi aspetto almeno di pareggiare. Certamente, se io penso a domenica scorsa che facciamo 2-2 contro il Benevento che sta facendo più volte un campionato a sé e non riusciamo a vincere contro questa squadra, virgola Lamezia, insomma, mi arrabbierei molto. Io non ho grandi pretese per venerdì prossimo. Ora vorrei fare una bella partita e porterei anche un pareggio. E chissà, poter invitare anche un mio amico di Salerno, che chissà, forse riesco a farlo venire. Sarebbe una cosa bella perché. No, io l'ho chiamato stamattina e mi ha detto che mi avrebbe fatto sapere tra domenica. No, Perché ha detto, mi perché io l'ho chiamato. una cosa che mi piacerebbe avere anche tifosi delle altre squadre, ma per un motivo semplice, perché a me non è mai piaciuto lo stadio fatto da una sola tifoseria, non ha molto senso, non è bello. Quindi avere la presenza almeno qua di qualcuno della tifoseria avversaria sarebbe una cosa simpaticissima. Ci devi riuscire tu, che hai il record assoluto degli ospiti. Tutto il resto, ragazzi, io odio essere ripetitivo, l'hanno già detto i miei colleghi, io non ho altro da aggiungere, Va penso. bene, va bene, Manu. Mi dispiace soltanto che abbiamo questi stop ogni tanto. Mi dispiace, Va mi dà fastidio, mi dà fastidio. bene, va bene, Manuel. Io ti saluto, saluto tutti quanti gli altri. Carmine che ci ha seguito fino all'ultimo in chat e poi ha aggiunto adesso alla fine: siamo gente per bene noi mitici, quindi possiamo tranquillamente accogliere gli amici di Salerno se vorranno venire in trasmissione. Un abbraccio, saluti alla Germania. Thank you.